Il Comune di Teramo sulla refezione scolastica ha risposto alle linee guida della Regione, nello specifico l'assessore Paolucci, che aveva presentato appunto una nuova idea e nuove linee sulla buona alimentazione con prodotti anche biologici. Cosa cambierà in sostanza? Allora, l'ASL ha provveduto, recependo le linee guida della Regione Abruzzo, ha provveduto a preparare dei nuovi menù, quindi preparati da pediatri, per le nostre scuole, quindi parliamo dei nidi, delle scuole dell'infanzia e delle nostre scuole elementari a tempo pieno. Ci saranno delle variazioni, quindi già prima il livello era molto alto, però si tende sempre di più a migliorare andando a incentivare l'utilizzo di prodotti biologici, di prodotti a chilometro zero, quindi che hanno chiaramente un chilometraggio basso, prodotti del nostro territorio, piuttosto che favorire magari un maggior consumo di legumi piuttosto che di carne. Quindi l'obiettivo chiaramente anche dell'amministrazione è quello di educare, di far capire ai bambini che l'educazione alimentare e il corretto stile di vita parte sin da piccoli da dentro le scuole. Quindi questo è il nostro obiettivo, su questo ci aiuteranno chiaramente anche il personale che collabora, che sta nelle scuole e che è fondamentale e prezioso per questa cosa, e sicuramente sarà un bel vantaggio sia per i bambini ma anche per le famiglie, perché anche successivamente stiamo anche programmando degli incontri da fare con i genitori, ci stiamo un attimino lavorando per veicolare questo messaggio sempre di più della sana alimentazione e della lotta all'obesità.